Eccoci, oggi una diretta molto speciale con una sta selfie. Oggi sono in un posto, sono in trasferta. È una diretta un po' particolare perché mi riporta ai miei luoghi di origine, ovvero dove sono nata e cresciuta, e infatti mi trovo alla Guicciarda. La Guicciarda che è un caseggiato di casacce di Ponte Valtellina, dove proprio ho vissuto la mia infanzia, e oggi volevo farti vedere dove sono cresciuta, i posti, questa casa molto importante, molto vecchia. E con me c'è una persona che ne sa molto più di me, che è Maurizio, eccolo qui, che è anche una guida turistica, vero Maurizio? Esatto, sono Tu anche una sei guida turistica. guida turistica di Milano, però effettivamente sei Pontasco d'origine. Sì, io E di sono. conseguenza sai benissimo di cosa stiamo E parlando. poi comunque anche io ho passato una parte della mia infanzia qui, e quindi quello che non Esatto. so dalle conoscenze artistiche lo so da quelle Ecco, familiari, però diciamo. tu da sempre sei appassionato di storia e di conseguenza ti piace andare, come me, io vado a cercare le cose strane e a te piace andare a cercare le cose storiche da Vero, vero, raccontare. vero, esatto, vero. Ok? Quindi oggi siamo alla Guicciarda. Cos'è la Guicciarda, Maurizio? È una villa di campagna. Ora lo stato magari non è proprio quello dei tempi d'oro, però rimane molto del fascino della sua costruzione. È stata costruita durante il Rinascimento. Se noi vediamo, poi vedremo gli archi, vedremo le volte e si riconosce l'impianto rinascimentale. Era in mezzo alla campagna e quindi era una struttura totalmente autosufficiente. C'erano il torchio, c'era il forno per il pane, il pozzo. Ecco, io adesso cercherò di dimostrare, ecco, così un po' meglio, vediamo cosa c'è questo caseggiato. Ecco, quindi dicevi c'era il pozzo. C'era il pozzo, il forno per il pane, il torchio, era come fosse un territorio completamente autonomo, tant'è che tutto intorno c'erano delle specie di mura che recintavano anche i terreni vicini. Probabilmente si tratta, dopo l'alluvione del 1300 che ha formato il conoide, quindi le campagne sopra ponte, avevano ammassato tutte le rocce e avevano bonificato la campagna, e questa era una di quelle strutture che gestiva un po' la campagna tutto intorno. E ci sono ancora dei segni ovviamente della presenza dell'epoca, oltre ad esserci gli stemmi, per esempio là sopra ci sono degli stemmi di famiglie nobili che evidentemente sono anche le famiglie che vivevano. Il posto si chiama La Guicciarda e non è un caso, Eh no? certo, perché era della famiglia Guicciardi, Esatto, era giusto? della famiglia Guicciardi. E quegli stemmi cosa sono? Quegli affreschi che vediamo Quelli che su? vediamo nella parte alta sono degli stemmi della famiglia Guicciardi e di famiglie imparentate, ma la cosa interessante, forse delle pitture, la più interessante, là c'è una. Alla sinistra vediamo c'è un paesaggio con una torre in Ah, sì, mezzo. ok. Vediamo che c'è Ecco, un castello, no? Con un sì. paesaggio con un lago dietro. E poi sopra ci sono delle nuvole, c'è anche Sì, un nido delle rondini. Questo posto certo, sono. questo è Sì, è tipico, questo è sempre tipico. stato, sì. Però la pittura più famosa della Guicciarda è sicuramente quella che c'è sulla destra, Ah, ok, quest'altro affresco. che è anche un po' in tema. Sì, È esatto. in tema perché dice che mentre intorno c'era un'epidemia che devastava tutto quanto, Sì, nel nel 1600, giusto. 1630 qualcosa si legge poco poco, ma se ci si avvicina a qualcosa si legge 1630, Sì. e si dice che mentre intorno la pestilenza, la malattia devastava tutto, questa casa era stata risparmiata. E per questo, siccome la casa era stata risparmiata, era stato fatto un ex voto. Infatti, in mezzo vediamo la Madonna, vediamo San Rocco. Una cosa abbastanza interessante è che c'è anche un cestino di fichi, no? Un cestino di fichi? Sì, c'è un cestino di fichi da quella parte e dovrebbe essere probabilmente un segno della devozione alla Madonna di Tirano, perché il cestino di fichi si vede anche nell'apparizione del Beato Mario della Madonna di Tirano, e quindi Ah, ok, probabilmente quindi. c'è un collegamento, anche perché all'epoca le famiglie di Ponte erano molto importanti. Il podestà di Tirano, quando ci fu l'apparizione della Madonna a Tirano, si chiamava Quadrio de Maria Pontaschelli, cioè insomma abbastanza chiaro dove venisse. Certo. Allora, qui purtroppo dobbiamo mostrare anche queste cose. Allora, la Guicciarda. Adesso, al di là del discorso storico, oggi è abitata da mio padre, dalle finestre lassù, ok?
ok? E poi da una famiglia di proveniente dal Marocco. E qui hanno messo un po' il segno, nel senso che, insomma, stanno accatastando tutto. Ma loro li raccolgono perché poi li portano in Marocco. Esatto, esatto. Però questa casa è stata acquistata dal mio bisnonno, direttamente dalla famiglia Guicciardi. Ah, ecco, qui c'è da vedere un altro affresco. Un altro stemma, se non hai pensato, in realtà quelle sono solo mattoni appiccicati. Se si entra si vede l'ultimo pezzettino dello stemma su questa bellissima volta che c'è fuori. Allora, se si guarda da quella parte si vede com'era la struttura tutta in pietrisco e poi dopo è tutta intonacata per fare questa bella volta. Certo. E poi c'erano anche le cantine, ci sono delle cantine profondissime, molto belle, dove si conservava comunque il vino, perché va giù diversi piani sotto. E nel primo piano c'era il torchio. Vediamo anche, no? Il pavimento, giusto? Molto bello. Esatto, c'era il torchio, io mi ricordo, stavo dicendo che questa casa poi è stata acquistata dal mio bisnonno, il nonno di mio papà, che si chiamava Simonini Simone, e la divisa fra i suoi figli maschi, quindi tutti ai tempi abitavano qui alla Guicciarda. Ecco, questo è il pozzo. Qui c'era il pozzo dove attingevano l'acqua, dove prendevano l'acqua le famiglie che abitavano, perché dicevano che c'era il pozzo, c'era il forno, c'era il torchio, c'era addirittura il colombaio, vero Maurizio? Sì, che era qua vicinissimo. Era qua, ecco, dove sorge questa casa bianca, nuova. C'era il colombaio, quindi venivano inviate, utilizzate le colombe per comunicare. Qui invece stiamo andando verso la chiesetta, perché c'era anche la chiesa, giustamente. Sì, in un alla Guicciarda. Totalmente indipendente, doveva esserci anche una chiesa. C'era anche una chiesetta, sì. E oggi stavamo chiedendo a mio papà come è stato l'acquisto della Guicciarda, perché è stato un affare da parte del bisnonno, giusto Maurizio? Sì. Praticamente era stata acquistata tutta quanta, come giustamente diceva Edi, in realtà era stata divisa tra i figli maschi, c'erano anche delle figlie femmine le quali erano state liquidate, cioè non è che si erano dimenticati di loro, ma a loro erano stati dati prevalentemente dei soldi, oppure per una delle due si era prevista una specie di tutela da parte dei fratelli. C'è ancora l'atto originale da qualche parte. Ah, tra parentesi, questa chiesa è dedicata a Santa Maria Maddalena. Ah, ok, ecco, ovviamente sconsacrata, adesso viene utilizzata come un deposito. All'interno però c'è il pavimento, ancora quello originale, bellissimo pavimento di pietra verde di Tresiglio. Ecco. E no, si diceva, niente, avevano comprato questo territorio dalla famiglia Guicciardi. Dobbiamo immaginarci un contesto, quello di fine 800, inizio 900, in cui le famiglie nobili cominciavano ad avere meno soldi anche a disposizione, a vendere alcune proprietà. E le famiglie contadini se ne appropriavano. Tra l'altro la famiglia di Simonini Simone era una famiglia soprattutto dedita all'allevamento, e quindi avevano molti animali, molto bestiame, stavano a Carolo, come tutti i Simonini all'epoca. Sì. Ci sono diffusi anche. Sì, esatto, ci sono molte stirpi di Simonini, però la nostra provenienza è da Carolo, come era anche il mio bisnonno, nonché trisavolo di Maurizio. Esatto. E quindi niente, praticamente hanno comprato tutto il caseggiato con tutti i terreni intorno, era stato un acquisto unico. Solo ti ricordi anche la cifra che era stata pagata? Io non la ricordo, però la mia mamma ha un atto, prometto di poter andare a vedere. Oh, benissimo. Potete vedere una copia dell'atto originale di questa vendita. E erano stati stabiliti tutta una serie di diritti, ovviamente, perché siccome i possedimenti erano stati divisi, per esempio c'erano una serie di diritti di passo, di diritti di utilizzo. Ecco, adesso sta passando ovviamente un trattore che disturba un po' la nostra diretta, ma d'altra parte siamo in zona agricola, in quel di Casace, quindi ci sono anche questi passaggi. E no, dicevo che giustamente c'erano tutta una serie di diritti, per esempio di utilizzo, di passaggio, di usufruire di queste strutture in comune, come per esempio il pozzo, il forno, che erano a disposizione di tutti, anche se magari erano sul territorio
di una persona sola. E tra le altre cose, la cosa carina, almeno quello che dice il nonno, ti ricordi cosa diceva oggi? Sì. Che niente, all'inizio questo era stata versata una caparra da parte del mio trisnonno e bisnonno sì. di Simone Simonini, e soltanto che poi i guinciardi avrebbero avuto un dubbio, erano indecisi, forse avrebbero potuto tornare indietro un ripensamento, forse magari dei soldi erano entrati che potevano far sì che non ci fosse più bisogno di questa vendita, e allora era stato consigliato Simone Simonini di portare qui una parte del bestiame, e così aveva occupato, diciamo, la guicciarda, l'occupazione della guicciarda, e avendola già, siccome la stava già utilizzando, in questo modo non ha potuto portargliela via. Esatto. Tra l'altro quella struttura là che c'è da quella parte, adesso possiamo andarci se vuoi. Sì. Giriamo ancora. Ok. Che è la stalla. La stalla, questa era la stalla. È stata sì. costruita successivamente. Si vede anche la mia macchina, ovviamente. Non c'era prima, è stata costruita successivamente. Stalla e fienile qui, certo, per tutti gli animali. Allora, essendo una famiglia che aveva un sacco di animali, aveva bisogno di una stalla ben strutturata. Prima c'erano soltanto il posto per un paio di capi nella stalla piccola certo. di sotto. Quindi hanno costruito una stalla grande. E però hanno preso dalla porta di accesso, che era la porta di accesso a queste specie di piccole mura della guicciarda, hanno preso i pietri. Chiaramente quella pietra lì non è la pietra di una stalla, è un'arma certo. nobile, no? Con tutta quella... certo, vero. Senti, ma il nome Casacce, quindi perché Casacce? Oggi il mio papà diceva che la guicciarda è stata costruita con tutte le pietre che raccoglievano, che toglievano dalle vigne, giusto, dai terreni. Chiunque abbia fabbricato qui, anche la mia casa che è qui vicino, sa che ci sono delle rocce enormi, scavando appena un minimo, sarebbero i resti dell'alluvione appunto del 300 che ha formato tutta la campagna pontasca e il conoide del Ron. E così come ci sono quelle che... In dialetto sono dette le muracche, no? Quelle sì. dove sono stati raccolti tutti i sassi delle bonifiche. È probabile che molto del materiale che è stato utilizzato qui dentro, soprattutto in queste zone diciamo meno nobili come il fienile, sia materiale che è stato preso da costruzione, che è stato preso da questi sassi disponibili certo. in loco. E tra le altre cose, per quanto riguarda sì il nome delle casacce, se noi andiamo indietro nei documenti, le casacce si chiama la casaccia. Ah. Essendo che questo probabilmente è l'edificio più antico di tutte le casacce, insomma è abbastanza facile immaginare di quale casaccia stessimo parlando. Esatto, ecco, questo è l'ingresso di questo caseggiato che ahimè ci vorrebbe un qualcuno che mettesse mano, Maurizio, qualcuno con un bel patrimonio che potesse recuperare questo caseggiato che risale veramente al 600, quindi. Prima ancora. Al 500, al 400, si vede anche dall'architettura. Il 630 è l'affresco che abbiamo visto, però come si vede dalle volte a ombrello e anche dalla documentazione, tra l'altro qui sono passate alcune persone piuttosto importanti. Noi abbiamo... Ah sì? Sì, c'è ancora un documento nell'archivio parrocchiale di Ponte, o non sì. ricordo se l'archivio Guicciardi o l'archivio parrocchiale di Ponte, che descrive anche quelle che sono... descrive una pittura particolare della Guicciarda. E in particolare sembra che di qui sia passato un geografo importante della famiglia Guicciardi, e quindi ci fosse stato questo grande affresco che raffigurava la spedizione di Magellano. Addirittura, sì, caspita! Esatto. E vabbè, ovviamente oggi andare a cercare quell'affresco è una missione impossibile. No, questo non significa che sia scomparso per sempre per forza, però diciamo che non è una missione molto facile. Però da un altro punto di vista sappiamo che c'era questo grande affresco al piano nobile che raccontava questa storia, abbiamo una descrizione completa. Non dimentichiamoci che ci sono i Guicciardi all'origine anche di altre dimore celebri in Valtellina. La decorazione, il piano decorativo probabilmente di Palazzo Besta a Teglio è stato influenzato grandemente dalla famiglia Guicciardi, perché il tutore, diciamo, all'inizio di chi realizza il Palazzo Besta, e nonché un amico di famiglia che poi diventerà anche il marito della madre di Besta quando diventa vedova, era un Guicciardi, professore di geografia, prolettore dell'Università di Pavia all'epoca, e anche per questo, per esempio, c'è quella famosa mappa di Palazzo Besta. Ah sì, a Teglio, sì, ho presente. Sì. Bene. Allora, oggi è una diretta speciale, grazie Maurizio per la tua consulenza. Maurizio, adesso sta passando pure l'elicottero. Maurizio è guida a Milano
è giusto dirlo, in questi giorni è un po' in ritiro sabbatico, se vogliamo, forzato, una settimana un po' strana per tutti, ma noi vogliamo andare avanti, raccontare e ne approfittiamo. Sono quindi guida anche in Valtellina, in campo. Esatto, volevo dire che è guida anche in Valtellina, quindi chissà mai che qualcuno abbia voglia di farsi un bel tour. Io posso svelarlo? Questa settimana, in questi giorni probabilmente, ce ne andremo un po' in giro per Ponte a scoprire, proprio con Maurizio, visto che lui la conosce come le sue tasche perché è di Ponte, a scoprire quegli angoli nascosti, quelle corti, quelle cose particolari, tutte le chiese, un po' di chiese di Ponte, perché a Ponte ci sono tantissime, tantissime chiese e tante cose belle da scoprire. Quindi approfitto di Maurizio, che l'abbiamo rubato un po' da Milano. Tra l'altro, lui, per i milanesi o chi ama Milano, ha scritto una guida di Milano che è intitolata La storia di Milano in 501 domande e risposte. Non volevo farvi pubblicità. No, ma te lo faccio io perché lo meriti, perché è un libro bellissimo, bello da leggere, perché ci sono domande e risposte, curiosità, aneddoti veramente che io non conoscevo, ma credo neanche i milanesi. Quindi se vi capita potete, lo trovate nelle librerie e anche online. La storia di Milano, mi raccomando, di Maurizio Zucchi. E per oggi vi salutiamo e vi saluto e ci vediamo domani per una nuova diretta. Credo che domani sarò a casa, però non si sa perché in questi giorni sto improvvisando molto. Grazie a tutti e a presto. Ciao!